Ciao a tutti e bentrovati su MillaDocet. Oggi farò una cosa velocissima per vedere insieme a voi di nuovo l'articolo, perché mi sono accorta che tante persone, magari andando anche un po' avanti, tipo già in seconda, terza, quarta, se lo dimenticano. Quindi invece, siccome è importante, vediamolo insieme. Adesso se riesco a riprendere le solite schedine, sì. Allora, innanzitutto, in greco l'articolo è solo di tipo determinativo. Quindi vorrà dire il, lo, la, il, gli, le, a seconda del caso, del genere, quello che volete. E vediamo innanzitutto la flessione, poi facciamo qualche notazione. Allora, o e to, nominativo. Vedete che il maschile e il femminile sono, come dire, caratterizzati dall'assenza del tau, che è il tema che poi invece rimane in tutto l'articolo. E questo come mai? Perché in indoeuropeo uscivano in so e se. Il sigma, come sapete ormai benissimo, in greco quando era all'inizio di parola tende a cadere. E quindi cosa fa? Rimane o e con lo spirito aspro. Quindi questo per uno dirvi che non c'è il tau e due giustificare lo spirito aspro. Poi il neutro to, cosa possiamo dire del neutro? Ma che non ha la n perché è comunque una forma di tipo pronominale come vedremo dopo. E quindi è caratterizzata come tutte le forme neutre pronominali dal fatto che in indoeuropeo c'era la dentale in greco cale. E quindi ci troviamo con questa forma qua. Quindi o e to, tu tes tu, to te to, on ten to. Vedete che non si può confondere l'accusativo, ad esempio, singolare maschile con il neutro singolare, proprio perché uno ha la ni e l'altro no. E vedete poi che nel corso della flessione il maschile segue sostanzialmente i maschili della seconda, il neutro i neutri della seconda e il femminile appunto della prima, quindi si comporta diciamo come fosse un aggettivo della prima classe, no? Alle stesse uscite. Poi cosa dobbiamo fare in plurale? Allora, oi, ai, ta, ton, 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 tois, tais, tois, tus, tas, ta. Allora, guardiamo il nominativo che è la cosa un po' più particolare. Oi e ai è fatto così per analogia con il nominativo singolare. Quindi questo non usciva originariamente in sigma, ma siccome il nominativo singolare era o e, anche il nominativo plurale gli è andato dietro. Il neutro ta è caratterizzato dalla vocale a che, come sappiamo, era l'uscita per i collettivi, quindi per i neutri plurali erano considerati una sorta di insieme, motivo per cui in greco normalmente i neutri plurali hanno il verbo, scusatemi, alla terza singolare, perché non sono considerati nella loro, come dire, individualità, ma nella loro collettività, quindi come fossero un insieme, appunto. Il duale, per una volta, facciamo anche lui, to, ta, to, per i casi diretti, quindi nominativo, positivo e vocativo. Casi indiretti o obliqui, genitivo ed attivo, to, in, time, toin. E basta. Guardiamo qualche notazione che però è particolarmente significativa. Allora dice, vabbè, come avete visto non c'è il vocativo, si usa l'indirizzazione o. Quindi sarebbe tipo, non so, o Socrate diventa o Socrates. Però come dice non è molto frequente, no, difatti non si trova molto. Poi, un'altra cosa, l'articolo determinativo ha anche funzione sostantivante nei confronti dell'aggettivo, in realtà c'è in italiano questa roba, tipo i buoni, oi agazoi, i cattivi, i malvagi, oi poneroi, non cambia nulla. Una funzione invece utile da sapere è quella che praticamente si rende con l'articolo più il genitivo, è il punto che dice l'articolo davanti a nome proprio di persona determina la persona di cui si parla, generalmente nella forma figlio di. Se voi trovate, il mio solito esempio che faccio sempre, Alexandros o Filippu, allora, Alexandros è il nominativo, no, il nostro è Alessandro. O è il suo articolo di riferimento, quindi un nominativo singolare maschile, e poi Filippo è il genitivo di Filippo. Letteralmente questa roba si tradurrebbe tipo Alessandro o quello di, nella funzione pronominale che adesso andiamo a vedere, Filippo, ok? O meglio, quello di Filippo, Filippo. Alessandro, quello di Filippo, in realtà in greco, qua ci dice, si traduce Alessandro figlio di. Quindi quando trovate un articolo, non necessariamente nominativo, ma che richiama un sostantivo con dopo un genitivo, probabilmente renderà questa forma un po' strana, tipica del greco, che vuol dire figlio di. È quello che era un po' il patronimico, no? Che è passato poi latino. Quindi ricordatevi appunto o più genitivo, figlio di. La cosa forse più importante, tuttavia, da dire del pronome
pronome, che origina del, scusate, dell'articolo, è che originariamente aveva funzione di pronome, cioè si diceva funzione pronominale. Nello specifico era un pronome di tipo dimostrativo, tipo qui questo, quello, quelli lì. In realtà in omero lo trovate ancora questo, con funzione dimostrativa. Esempi, questi sono i più comuni. Omenode, l'uno o l'altro. Oimenoide, gli uni, gli altri, piuttosto che anche alcuni altri. Vedrete poi voi come sta meglio. Neoproverbiale, tomentode, da una parte e dall'altra. Oppure anche da solo. Ode, quello, piuttosto che egli. A proposito di questa cosa, volevo dirvi che cosa. Ah sì, quando trovate l'articolo seguito da un complemento, tipo oi, metà Filippu, il solito di prima. Oi metà Filippu sono quelli, metà più genitivo con, quelli con Filippo. La potete trovare, questa forma è tipica del greco. E come si traduce sta roba? A parte quelli con Filippo, che non sta molto bene, dovete capire che senso può avere. Quelli con Filippo dipende, o sono gli amici di Filippo, oppure sono, non so, i compagni di Filippo, i soldati di Filippo. Vedete anche lì il contesto e cercate di adattarlo. Cercate di non tradurlo però quelli con Filippo, perché fa proprio un po' schifo. L'ultima cosa che vi dico è che in greco non esistono articoli indeterminativi, quindi non c'è l'equivalente dell'italiano un, uno, una. Per assolvere a questa funzione si usa il pronome indefinito tis, ti, che come forse saprete, se l'avete già fatto, ha due tipi di usi. L'uso come pronome interrogativo, in cui vuol dire chi, che cosa, che però non è il nostro caso. L'uso invece indefinito, che è quello che ci interessa, in cui normalmente vuol dire qualcuno, ma anche appunto come qui, un certo un tale. E non per forza dovete mettere un certo un tale, potete mettere anche un e basta. Ad esempio, se io vi dico, che prendiamo? Socratestis sarebbe tis Socrates, quindi un certo Socrate. Un certo Socrate ad Atene fu condannato a morte bevendo la cicuta, una roba così. Oppure Anthropostis, tis più Anthropos, quindi un uomo, non necessariamente un certo uomo o un tale uomo, che è una forma orrenda, ma non so, un uomo passava di lì per caso e fu ferito a morte. Ok, basta, vi avevo detto che sarebbe stata molto rapida. Quindi, se non lo sapevate, adesso avete una scusa per studiarlo. Basta, direi che siamo a posto. Grazie dell'attenzione, alla prossima. Ce la posso fare? Abbiate pazienza.